verità. Questo è un tema che ritorna e io l'opinione personale da mamma ce l'ho, penso che fare un'esperienza di lavoro è sempre un'esperienza, stare a casa con un sussidio non ti aiuterà mai a fare niente nella vita, però questa no, mia idea personale. No, però il problema non è questo, il problema è di mercato, insomma io sono sicuro che il signore vota per qualche partito che fa l'elogio del mercato, questo è il mercato, naturalmente se uno si deve alzare di notte, deve lavorare di notte per 1.400 euro, si fa i calcoli, ma poi bisogna vedere cosa succede davvero. Io non sto dicendo che curriculum ha ricevuto. Sì, sì, certo, Cremaschi. Allora, il problema è perché c'è un'altra storia. Un attimo, stava parlando di Mati, Cremaschi, un istante. Allora, cosa è successo tutto questo in Italia? Che c'è stato un pezzo della riforma della buona scuola che parlava dell'alternanza scuola-lavoro. Molti di noi genitori hanno pensato che fosse una cosa buona, che i nostri figli potessero entrare nel mondo del lavoro, capire di che si trattava. In realtà poi molti studenti sono lamentati. Perché sono lamentati? Sarebbe venuto a spiegare Enrico Galletti, che ha 18 anni, è uno studente del liceo classico, è un ragazzo molto attivo, vuole fare giornalista, collabora con Fanpage, anche col Corriere, ha fatto delle cose, e ha scritto una lettera al Corriere che ci ha molto molto colpiti. Ne leggo un brano per farvi capire qual è il punto, poi Enrico ce lo spiega meglio, ma lui dice: la facoltà di rifiutarsi di lavare i pavimenti come esperienza formativa, se il tuo sogno è quello di fare il medico, secondo lui è una facoltà irrinunciabile. Il poter dire no a qualsiasi forma di sfruttamento spacciato per formazione, non si tratta di essere schizzinosi, questo è il punto, di non aver voglia di lavorare. È il sacrosanto diritto di arrabbiarsi, di dire grazie, ma mi fermo qui e torno a studiare. E qui arriviamo a un punto. Allora, Enrico, cosa pensi tu? Questa alternanza praticamente in moltissimi casi non ha niente a che fare con quello che volete fare da grandi, sostanzialmente. Questo è il punto. Esatto. L'alternanza scuola-lavoro è un progetto lodevole, perché non si può bocciare tout court. È lodevole nel momento in cui la finalità con il quale è stato concepito questo progetto viene rispettata, ovvero quella di formare e di fornire... Se io voglio fare l'ingegnere mi mandi in un cantiere, non mi mandi McDonald's, per capirci. Esattamente, è chiaro che sentire liceali o comunque ragazzi di altre scuole che come esperienza formativa, che come quella che dovrebbe essere un'esperienza formativa, si sono ritrovati a lavare i piatti, a zappare la terra o anche a fare le fotocopie, che non c'è formazione in queste attività, è abbastanza seccante. E soprattutto è fastidioso anche poi leggere sui social network, anche su alcuni giornali, questi giovani di oggi non hanno voglia di lavorare, sono schizzinosi. Non è proprio così, nel senso la volontà di fare esperienza, di formarsi, di fare formazione c'è. Però deve essere una formazione veritiera. Esatto. Però faccio fare io la formazione scuola lavoro qua. Che volentieri. Fai il giornalista ma ti svegli alle 6, un po' come diceva Di Marco. Devi fare bene i conti. Non si va la sera a fare happy hour, after hour, dopo hour. Arrivano, si svegliano la mattina alle 6, alle 7. Con gli amici di Enrico sonno, questo. Hanno sonno, col cellulare. Cioè, io capisco tutto. Enrico fa questo? E lo posso condividere che ho dei figli che sostanzialmente... È vero che molto spesso sono sfruttati perché fanno delle sottomansioni, non prendono neanche un rimborso spese, niente, e questo è mortificante per loro. Però è vero che si deve anche imparare la disciplina, anche quando uno dice devi fare questo punto, ti devi svegliare, lo devi fare, cioè il lavoro è un po' tutto. Quindi non è che tu, adesso hai avuto la cosa che non è forse una battuta che Mirta ha detto, oh, vieni a lavorare qua, ma per quanti giovani non è che tu ti devi già trovare alla fine di un percorso, devi iniziare con sacrifici, e i sacrifici ti devono formare. Le maschi si stanno agitando, parlando della scuola. Grosetto. Cioè sono le cose... Si è distratto Grosetto e Cremaschi si è nervosito. La verità è quando diceva il panettiere... Sì, vabbè. Quando il panettiere... Io non è che sono contrario, però vedo che ai ragazzi, quando gli dici di lavorare magari nel weekend, il venerdì, sabato e domenica, non lo fanno, perché per loro devono andare vogliono magari uscire. E può essere anche, io non dico di allora, ma rispondere a un'obiezione della Mussolini, Enrico, e poi ci siamo anche se posso. La questione è verissimo quello che lei dice, dai, sono d'accordo. Lavare i piatti o zappare la terra sono due lavori nobilissimi. Io non sono qui a dire no, noi ci rifiutiamo, perché davvero allora noi giovani saremmo schizzinosi e questo è sbagliatissimo. È sbagliato però considerare questi lavori una formazione scolastica. Io
giovane, comunque i giovani sono tenuti ad andare a zappare la terra, andare a lavare i piatti, nel momento in cui hanno necessità, come mi hanno scritto molti su Facebook, di guadagnare dei soldi per aiutare la famiglia, ed è una cosa nobilissima, darsi da fare e rimboccarsi le maniche, non può però questa mansione essere, tra virgolette, venduta formativa, come formazione scolastica, questo è solo quello che dico. Assolutamente assolutamente d'accordo. No, io voglio dire, intanto, secondo me, noi abbiamo ereditato da... Allora, prima Cremaschi, poi torno da lei, Demati, ma doveva parlare a Cremaschi, certo, un po' scusi. Di... Va, Cremaschi. Scusi, Cremaschi. Era il suo turno. Niente, niente, cioè, Demati. Voglio dire... No, voglio dire questo. Intanto parliamo di lavori faticosi, allora io voglio solo ricordare, ogni tanto faccio questi ricordi, che c'è arrivi una lavoratrice... Arrivi al punto, non ho poco tempo, mi perdoni, vada dritto al Valeria punto. Valeria Ferrara, poi ne parleremo, è una lavoratrice che è a Castel Montone di Roma, che sta battendosi contro un trasferimento 60 chilometri per... turni disastrosi la domenica, è come risolta, mamma Cremaschi, ecco questo è stata ritirata, no, è stata ritirata, ecco, è stata ritirata. Allora andiamo in pubblicità, vediamo. E poi Esposito ci racconta che è successo. Per quanto riguarda alternanza scuola lavoro, parliamo di scuola, ha ragione il ragazzo, non parliamo, okay. Cioè, pubblicità, la scuola cosa insegna? Devo andare in pubblicità, I'm sorry, pubblicità. Mussolini vuol dire una cosa, Enrico. A me piace moltissimo, ed è raro vederlo, che questa trasmissione, e già non è la prima volta, invita dei ragazzi, dei giovani, ed è una nostra interlocuzione. Perché? Perché è un punto di vista diverso. Cioè, un conto, non che io non voglia interfacciare con Crosetto, però, e però avere il punto di vista dei ragazzi. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Brava, sono bravi e intelligenti, se le ascoltiamo un po' ci fa bene a noi adulti. Pubblicità, domani mattina i diari, pure domenica e lunedì la diretta, come sempre. Sono qui. Invitare noi ragazzi. No, ma io infatti vi invito sempre a voi due. Stare tranquilli. Noi ragazzi.